Come sempre continueremo ad andare avanti fino... Ecco ragazzi, disconnesso. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Michele, oggi siamo sul mare insieme al nuovo Xiaomi Fimi X8 SE versione 2020. Chi segue questo canale già da qualche anno sicuramente già avrà intuito cosa siamo venuti a fare in questa location, o se non lo ha intuito ha letto il titolo di questo video. Esatto, effettueremo l'attesissimo range test di questa nuova versione. Se vi siete persi la sua recensione, recuperatela, è divisa in due parti e ve la linko nella scheda qui in alto a destra. Ricordo comunque, come Fimi dichiari, che la nuova versione raggiunga gli 8 km di distanza in FCC mode. E vi ricordo anche che qui in Europa purtroppo questo drone, come praticamente qualsiasi drone marchiato CE, switch commuta automaticamente da FCC a CE mode, con una perdita di qualità radio di distanza raggiungibile purtroppo molto significativa. Comunque stiamo a vedere come si comporta. La vecchia versione, sempre qui in questa location, arrivava attorno a un chilometro, massimo 2 chilometri, con molta perdita di qualità video. Prima di accendere i motori e partire però vi ricordo di non emulare per nessuna ragione quello che io sto per fare. Si tratta unicamente di un test atto a dimostrare se quel che viene dichiarato dal produttore è vero oppure no, e lo faccio a mio totale rischio e pericolo, in quanto se perdo il drone sul mare, come capite bene, io perdo 400 euro. Perché effettuo questi test sul mare? Ve lo ripeto in ogni video, lo faccio perché in questo modo possiamo andare il più lontano possibile con meno interferenze possibili, e inoltre se malauguratamente dovesse precipitare il drone, al massimo potrebbe ferire qualche pesce. Invece capite bene, se io dovessi effettuare il range test in città, se dovesse cadere sarebbero dei bei casini. E per i più scettici, per dimostrarvi che questa è la versione 2020, leggete la data di produzione qui sotto il codice, insomma, che risale a maggio 2020, quindi questa è proprio la versione Fimi X8 SE 2020. Quindi per l'ultima volta, voi non fatelo a casa, limitatevi solo a guardare questo video e non emulatelo. Beh, detto questo, partiamo subito. Bene ragazzi, eccoci qui. Allora, impostiamo la modalità aereo in modo da non avere chiamate o altri disturbi durante il video. Andiamo a controllare se ci sono interferenze in questa zona. No, dovrebbe essere tutto ok. Allora, ho calibrato la bussola con l'altra batteria, quindi ora dobbiamo solo decollare e sperare che vada tutto bene. Andiamo? Forza Fimi X8! Vai! Punto di decollo è stato preso regolarmente. Vediamo. Ok, io ora sono senza... E inizia l'ansia, ragazzi, inizia l'ansia. Dicevo, sono senza mappa in quanto volo appunto senza connessione dati, quindi mi affido unicamente alle coordinate del GPS. Non so come si sentirà perché questo radiocomando va un po' a occupare il microfono. Comunque, velocità, aumentiamola un po', acceleriamo. L'orizzonte è inclinato, ragazzi, come al solito, ma un po' perché non ho calibrato il gimbal inizialmente, anzi quasi quasi possiamo farlo anche ora in pieno volo. Anzi no, dobbiamo farlo solo a drone a terra. Quindi ragazzi, orizzonte storto in questo range test del Fimi X8 SE, però sappiate che potete regolarlo manualmente. Ok, allora Fimi, lo ripeto, dichiara 8 km di distanza massima raggiungibile da questo drone. Ora non penso che arriveremo a 8 km, però vediamo. Intanto l'immagine è molto molto fluida, molto definita. Cerchiamo di alzarci sui 100 metri. Allora, 15 metri al secondo è la velocità massima
non in sport mode. Ricordo che la sport mode va a rubare, a succhiare tanta batteria, quindi meglio volare normalmente in questi stupidi test. Alziamoci sui 100 metri in modo da avere meno interferenze, anche se per ora la qualità del segnale video è a 2 tacche su 3, radio 3 tacche piene. Ok, siamo arrivati a 1,5 km. Vi ricordo che il vecchio Fimix 8 arrivava tra 1 massimo 2 km. Vediamo invece dove arriverà il nostro Fimix 8SE. Ovviamente non abbiamo il ritorno video, la qualità di un Mavic Pro, come vedete, anzi è molto molto inferiore. Ora la schermata video si è bloccata, vediamo se si riesce a riprendere. Ecco, siamo a 2 km e come vedete è già molto molto disturbato. Proviamo ad andare oltre, ecco, ora si è ripresa. Vediamo fino a dove riusciamo ad arrivare. Siamo all'83% di batteria, non c'è particolarmente vento oggi, riusciamo ancora a muovere un po' il gimbal. Ovviamente arrivare a queste distanze non permette di riprendere immagini in modo perfetto, perché come avete visto c'è parecchio ritardo. Ad esempio io ho mosso il gimbal ora e il segnale arriva con 4-5 secondi di ritardo, forse anche qualcosina in più. Bene, siamo arrivati comunque a 2500 metri di distanza, comunque il segnale radio è sempre a piene tacche. Ormai non posso più fare molto affidamento sull'immagine video, devo andare avanti finché c'è contatto radio. L'immagine va e viene. Siamo arrivati ai 3 km. Come sempre continueremo ad andare avanti fino, ecco ragazzi, disconnesso a 3 km di distanza. Ok, ora sembra essersi ripreso, proviamo a continuare. Si era già attivato il, cioè si è già attivato il ritorno a casa automatico, guardate, però noi lo disattiviamo. E proviamo. Guardate ragazzi, è praticamente ingestibile già a 3 km di distanza. Nulla. Ritorniamo ragazzi. Attiviamo il ritorno a casa automatico. Per quanto riguarda il ritorno a casa automatico, direi che funziona davvero senza nessun tipo di problema. Siamo quasi arrivati a destinazione, manca 0,5 km e c'è il 60% di carica residua. Vi ricordo che siamo arrivati a circa 3 km di distanza. Sotto questo aspetto almeno è una vera sicurezza. Ed eccolo qui, è tornato a casa sano e salvo. Il ritorno a casa automatico con atterraggio di precisione funziona davvero benissimo. Cosa dire invece della distanza raggiunta? Siamo arrivati ai 3 km e sì, c'è stato un miglioramento rispetto alla precedente versione che si fermava attorno ai 1500-2000 metri, ma siamo ancora ben lontani dagli 8 km dichiarati per la modalità FCC. Dimenticatevi anche la qualità del segnale video di un OcuSync montato sui Mavic Pro o sul Mavic Air 2. Qui riusciamo a inquadrare per bene con poco ritardo e quindi effettuare delle belle riprese fino ai 1500 massimo 2000 metri. Oltre è solo un range test.
Quindi sono deluso oppure no? Beh, sicuramente mi sarei aspettato qualcosina in più, però ci accontentiamo. 3 km sono comunque ben oltre le distanze massime raggiungibili legalmente. Detto questo, voi cosa ne pensate? Siete soddisfatti oppure no? Avete comprato un Fimix 8 SE 2020? Lo state già usando? Come vi trovate? Non l'avete comprato? Perché? Avete dubbi o domande? Beh, insomma, parliamo di tutto quello che volete qui sotto nei commenti. Io sono come sempre a vostra totale disposizione. Se volete acquistare questo drone, che vi ricordo costare decisamente poco, specialmente se lo paragoniamo ai DJI, siamo attorno ai 350-380 euro massimo, vi lascio link e coupon qui sotto in descrizione video, ricordandovi che offerte e coupon non sono eterne, le troverete sempre aggiornate sul nostro canale Telegram ufficiale dell'offerta Tech Best Deals, linkato anch'esso qui sotto in descrizione video, insieme ai link per il nostro gruppo Facebook dedicato ai droni e alla tecnologia e il nostro canale Instagram ufficiale. Entrate numerosi. Prima di salutarvi, ve lo ripeto ancora una volta, non emulate assolutamente questi range test, limitatevi solo a guardarli per capire se quel che viene comunicato dal produttore è vero oppure no. Voi non fatelo a casa, come dicono nel wrestling. Detto questo, noi ci diamo appuntamento al prossimo video, sempre qui su Addicted to Tech. Ciao ragazzi!